Conferma la propria adesione alla manifestazione del 2 marzo l'Associazione di tutela dei diritti dei consumatori Robin Hood di Teramo e chiede la riapertura dei termini per le domande di risarcimento a causa del maltempo. Secondo i dati forniti dal presidente Pasquale Di Ferdinando, su 56 aziende agricole tra Teramo, Torricella, Montorio e Rocca Santa Maria, almeno 40 non hanno ancora presentato la perizia giurata che attesti i danni subiti e i termini scadono oggi. Noi diamo piena adesione perché non riteniamo che il Governo abbia fatto. Per quanto riguarda questa nostra area, il proprio dovere. Siamo di fronte a un'emergenza veramente grave perché l'accumularsi di eventi diversi in così poco tempo determina il fatto che c'è diciamo, una forte migrazione verso la costa delle popolazioni dell'interno e ci sono le aziende che sono in forte difficoltà. L'altro aspetto che noi, diciamo, sul quale vogliamo porre attenzione oggi è il fatto che c'è stato il bando per l'emergenza neve, quindi la possibilità da parte di privati, di aziende, di contadini di accedere a dei contributi la ricostruzione eh, questo bando è volato, i termini sono volati velocemente e molti non, hanno, non sono riusciti a farsi fare le perizie asseverate quindi c'è tantissima gente che ha diritto perché ha subito il danno ma questo diritto viene negato da questo termine che è molto stretto, per cui chiediamo la repertura di questi termini Terza questione è la comunicazione, che l'energia eh, rimborserà solo per tre giorni e mezzo la, diciamo, la mancata erogazione del servizio, per cui tutti coloro che hanno avuto periodi superiori ai tre giorni e mezzo devono fare domanda. Potranno portarla qui da voi? Possono venire da noi, noi daremo tutta l'assistenza gratuita, eh, sia la moto turistica che anche eventuali assistenze per risarcimento, danni e così via in modo gratuito, siamo a disposizione. Una burocrazia dunque che si sta rivelando per i cittadini teramani più drammatica della neve.